La strada dritta racconta la costruzione dell'autostrada del Sole, ambientata negli anni a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, e racconta, oltre diciamo, a questa grande impresa, gli uomini e le donne che l'hanno realizzata. Quindi, oltre a un racconto storico che affronta diverse tematiche, c'è anche poi la storia personale di tutti, quindi storie d'amore, delusioni, vittorie, sconfitte, e quindi c'è molta emozione e c'è anche molta ironia, neanche tanto nascosta, però insomma non spinta ma presente, e quindi insomma diciamo che questa è la storia che andiamo a raccontare. Questa è un'impresa enorme. L'uomo che accetta una sfida è un progetto troppo ambizioso per voi italiani. Lo fa prima di tutto con se stesso. Hai capito di che cosa stiamo parlando? Di fare una strada, un'autostrada. Il mio personaggio è uno degli ingegneri che hanno progettato, insieme ad altri architetti, e poi c'è, e quindi insomma il mio personaggio lavora soprattutto negli uffici, ma poi seguirà direttamente i lavori, ma solo condividendo i sogni. Se c'è una possibilità al mondo di farlo, va fatto. Le visioni. I nostri ingegneri sono i migliori al mondo. E la rabbia di tutti. Lavoriamo e basta, senza fermarci mai. È soltanto una strada. Non è una strada, questa è una guerra. Qual è il punto di forza delle fiction? Beh, innanzitutto il fatto che arriva nelle case degli italiani, e poi credo anche che ci sia una possibilità oggi sempre di più di raccontare l'Italia, sia contemporanea che quella diciamo appunto storica, con questi esempi che sicuramente raccontano le eccellenze italiane. Quindi credo che sia anche la possibilità, come in questo caso, di raccontare degli esempi che possono essere come dire, positivi anche e validi anche per oggi. Questa sfida può diventare un'orma indelebile nel futuro di un paese. Qualcuno di voi ha pensato a un nome da dare a questa autostrada? Io no. Autostrada del Sole. La strada dritta. Scatta. Prossimamente Rai 1. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspettiamo con La strada dritta. Grazie. Su Rai 1. Ciao.